Crepè prima ha fatto un appello alla politica. Qui voglio ricordare che Matteo Salvini è almeno 2 anni che parla della necessità, dell'opportunità di un ritorno alla leva obbligatoria, ovvero al servizio civile. E questa proposta l'ha ribadita settimana scorsa proprio dai luoghi dell'emergenza. Non sono d'accordo quando Crepè dice che non basta comuni e province. Lì a questi enti pubblici bisogna assolutamente ritornare a dare risorse, perché altrimenti questi enti locali non possono svolgere le funzioni che sono chiamate e delegate a fare. La Lega Nord, da quando si parlava della legge Delrio, ancora prima che venisse approvata, gridava all'allarme, diceva che non poteva essere posta in atto una trasformazione di questo genere lasciando alle province la competenza delle scuole superiori e delle strade provinciali senza soldi. Servono i soldi per fare la manutenzione delle strade, per fare lo spalamento. Per quanto ha detto prima la via, lo Stato c'è, ma ha palesato un'enorme disorganizzazione in questo caso, e per fortuna nella macchina dei soccorsi ci sono tanti uomini della Protezione Civile, del Vigile del Fuoco, delle forze dell'ordine. Quali ritardi? Cioè lei mi dovrebbe dire, perché adesso suona bene che lo Stato, vediamo i disastri, quindi diciamo lo Stato va in ritardo. L'allerta sul pericolo delle valanghe è stata trascurata. No, è stata data l'allerta. Ma scusi, non è stata recepita, ma è stata data. I problemi che ci sono ancora oggi, a distanza di 8 giorni, intere frazioni isolate, significa che non ci sono i mezzi necessari per pulire queste strade. Quindi dal punto di vista nevica. Al nord, in Lombardia e in Veneto c'è la Protezione Civile che è da giorni pronta, ulteriormente attivata e sensibilizzata, esatto. Pronta a trasferire ulteriori mezzi, tra cui delle turbine. Chissà perché, voglio dire, la Protezione Civile Curcio non le ha chiamate. C'è forse un problema di rimborso spese? C'è forse un problema di rispetto della legalità che sopravanza l'emergenza? Questo è un problema che si è palesato assolutamente in questi giorni. Vedo che vuole intervenire. Non può prevaricare la burocrazia, ma bisogna intervenire. Aspetti,